Buonasera, parliamo di serendipità in questa puntata di Star Break. Che cos'è questo termine così strano? Serendipità deriva dall'antico nome dell'isola di Sri Lanka, cioè Serendip. In particolare è una parola creata da una persona ben specifica e conosciuta e insigne. Si tratta di Horace Walpole, scrittore inglese, autore del Castello di Otranto, quindi il romanzo che diede inizio al Gothic Novel in Inghilterra. Nel 1757 Walpole, scrivendo una lettera, introdusse proprio questo termine, serendipity, parlando di un racconto, I tre principi di Serendipo, in cui i protagonisti, camminando su un sentiero in un bosco, si imbattevano continuamente in sorprese inaspettate e molto piacevoli. Nella scienza, quindi, serendipità, come ha detto il ricercatore Julius Comroe, è cercare l'ago nel pagliaio e trovare invece la figlia del contadino. Questi colpi di fortuna, però, aiutano gli scienziati molto preparati, quelli che hanno colpo d'occhio, perché altrimenti passerebbero inosservati. Casi di serendipità famosissimi sono la scoperta della penicillina, la scoperta della nitroglicerina, la scoperta del Viagra, la scoperta del velcro, ma ce ne sono molti altri, dei post-it, oggetti che usiamo quotidianamente. In astronomia ci sono esempi di serendipità, ma ce ne sono in tutte le epoche. Per esempio, partiamo dall'antichità. La scoperta di quel fenomeno all'apparenza incomprensibile, in realtà non così complicato, che va sotto il nome di precessione degli equinozi, cioè il fatto che l'asse terrestre descriva un cono ruotando su se stesso, portando quindi a spasso i due poli celesti e quindi cambiando nei secoli la stella polare e tutte le coordinate celesti. Ebbene, questo fenomeno fu scoperto casualmente da Ipparco mentre compilava un catalogo stellare, semplicemente per capire se davvero le stelle erano fisse e immutabili, in quanto aveva visto apparire una stella nuova una sera e quindi aveva visto che nei cieli poteva succedere qualcosa di inaspettato. Si mise a compilare questo catalogo per specificare bene la posizione delle stelle, si accorse che tutte le stelle erano in posizione, tra virgolette, sbagliata rispetto al catalogo precedente di 200 anni prima, e quindi capì che c'era questo fenomeno di spostamento delle coordinate celesti. Un altro caso di serendipità è la scoperta dell'aberrazione della luce. L'astronomo James Bradley, astronomo reale d'Inghilterra, nel 1723 cercò di misurare la distanza di una stella, impresa mai riuscita a nessuno, e non riuscì nemmeno a lui. Notò che a 6 mesi di distanza la stella da lui presa in esame effettivamente si spostava per effetto prospettico, parallattico, come si dice in termine tecnico, ma scoprì che tutte le altre stelle si spostavano della stessa misura, quindi non poteva essere la distanza a causare questo effetto di spostamento, doveva essere un altro motivo. Riuscì a capirlo serendipicamente e casualmente quando durante una gita sul Tamigi si accorse di una cosa molto semplice. Guardando la bandierina sulla prua della nave, si accorse che quando la nave virava, la bandierina cambiava naturalmente la direzione del suo sventolio. È una cosa che vediamo tutti, non c'è bisogno di James Bradley per accorgersi, ma per James Bradley questa fu un'illuminazione, perché capì che la luce delle stelle, la luce in generale, era soggetta allo stesso principio. Se la luce delle stelle si spostava, significa che era una combinazione tra la direzione della luce delle stelle e la direzione del moto della Terra nello spazio. Per inciso, questa fu anche la prova empirica che Galileo non aveva trovato del movimento della Terra nel cosmo. Quindi la serendipità è stata addirittura regina tante volte nell'astronomia. Ricordo che in tempi moderni la scoperta del pianeta Plutone, la scoperta dell'espansione dell'universo, la scoperta della radiazione di fondo come prova del Big Bang sono state tutte scoperte serendipiche. Quindi quando sentite il termine serendipità è un termine da prendere molto sul serio, anche se spesso ha giocato degli scherzi molto divertenti. Per quanto riguarda il planetario, c'è una serata che all'apparenza può sembrare, come dire, poco consona al periodo, perché veniamo da 2 anni di pandemia, veniamo dai giorni drammatici della guerra in Ucraina, quindi parlare di apocalissi può sembrare fuori luogo. In realtà è una domanda che spesso fanno i ragazzi che vengono al planetario, incuriositi da
come morirà la Terra, come scomparirà la vita sulla Terra. In realtà è un problema che dobbiamo porci. Da che punto di vista lo analizzeremo venerdì 25 marzo al Planetario? Lo analizzeremo dal punto di vista delle catastrofi cosmiche, quelle o inevitabili o probabili ma non certe. Non parliamo quindi di riscaldamento globale causato dall'uomo, non parliamo delle follie della guerra, non parliamo delle pandemie, parliamo di catastrofi spaziali, astronomiche. Ce ne sono molte, alcune assolutamente inevitabili, vale la pena conoscerle, non ci sono pericoli immediati, quindi state tranquilli. Approfondiremo il discorso nella conferenza appunto del 25 marzo, come morirà la Terra, le apocalissi che ci attendono.